Similmente, un'altra forma di amiloide sistemica più comune causata da proteine prodotte dalle plasmacellule che producono questa catena leggera che forma oligomeri che poi sono tossici assieme alla massa di amiloide che si deposita. Abbiamo diverse possibilità di targeting. Il più efficace è l'eliminazione del clone. E mentre questa malattia veniva considerata una specie di peste, quando io ho cominciato, un paziente con amiloidosi veniva mandato a casa senza nessuna speranza, a morire. Adesso abbiamo scoperto che queste plasmacellule sono più sensibili al trattamento che non i pazienti con mieloma. Quindi possiamo guarire i pazienti con amiloidosi L, ma non si può ancora guarire il paziente con mieloma. E se volete vi spiego, abbiamo anche capito il perché. Usiamo la tossicità della proteina contro la cellula stessa. Quindi la proteina tossica è diventata il tallone di Achille. In questo modo eliminiamo completamente il clone. Ma non solo quello, ovviamente silenziamo anche noi il gene, cerchiamo di stabilizzare la catena leggera, tutto in, quello in blu in questo caso è in clinica adesso, e rimuoviamo i depositi di amiloide. Quindi il futuro qual è? Il futuro è di combinare diversi farmaci. E in questo modo riusciamo veramente a bloccare la malattia. Quindi la combinazione sarà il futuro del trattamento di queste malattie. Il problema è, come già è stato detto molto bene, la sostenibilità. Perché questi silenziatori dei geni adesso si stanno proponendo con dei costi che sono circa 200.000 euro al mese per paziente. E questi sono trattamenti che si prolungano a vita, per la vita del paziente. Quindi, come accennava lei, è un problema politico questo, di scelte di dislocamento delle risorse. Quindi, tutto questo ha dei costi molto alti, però anche noi nel nostro piccolo possiamo dire che abbiamo cambiato la storia della malattia, perché come vedete la sopravvivenza dei pazienti è migliorata in modo importante negli ultimi anni. Questo è la Mayo Clinic, ma anche a Pavia e anche a Londra. Quindi attualmente pensiamo che il 70-80% di questi pazienti possono essere guariti da queste malattie. Quindi queste erano cose impensabili 5 anni fa. Quindi è una medicina di precisione, ad alto costo, ma che ha un impatto importante sulla vita dei pazienti. E come avete visto sono numerosi i farmaci che si stanno sviluppando e i pazienti non hanno il tempo di aspettare il modo tradizionale di condurre i trial. Di questo si è già parlato anche con l'FDA. Dobbiamo pensare a un modo diverso di sperimentare i farmaci, perché per le malattie rare vengono adottati gli stessi criteri dell'aterosclerosi o del cardiomiopatia, con centinaia e centinaia di pazienti quando noi abbiamo pochi pazienti sparsi in tutto il mondo. Quindi c'è bisogno di un'innovazione vera anche nella sperimentazione clinica per far fronte a questo. E questo è possibile solo attraverso una nuova alleanza, credo. Credo che non ci siano alternative, soprattutto, come diceva Silvia Priori, con i pazienti e con i medici che conducono ricerca. I medici devono porsi come attori con le ditte farmaceutiche dall'inizio della sperimentazione, per evitare quello che è successo con la fibrosi cistica. I pazienti hanno contribuito allo sviluppo del farmaco e poi sono stati vittima del prezzo esorbitante applicato dal farmaco. Quindi richiede un'azione politica radicale questo, perché è un modo nuovo ma che non è eludibile. Perché noi si continua a sviluppare, come ho visto i target ormai sono chiari, abbiamo capito i meccanismi di malattia, quindi abbiamo sempre nuovi target, abbiamo bisogno di tempi rapidi per verificare l'ipotesi, ma poi abbiamo bisogno di sostenere i costi che ne derivano. Immaginatevi per la malattia di Alzheimer, dove la Pfizer addirittura si è ritirata dalla sperimentazione, lanciando la spugna, sbagliando, perché hanno sbagliato spesso il target della sperimentazione. Ci sono opportunità in questa fase qui, quello che dobbiamo evitare è appunto che succeda come la fase di che abbandono il campo
lasciando questi pazienti senza speranza. Grazie per la vostra attenzione.